Vi devo dire che Zara questa volta ce l'ha fatta. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Federica, oggi insieme andiamo da Zara. Se vi piace la mia camicia in denim, l'ho acquistata da Zara la scorsa stagione, ve lo dico perché spesso me lo chiedo. Iniziamo e ci siamo provate un bel po' di outfit insieme, qualcosa mi è piaciuto davvero tanto, qualcosa purtroppo mi è piaciuto tantissimo, ma diciamo che non mi stava come avrei voluto, ma iniziamo subito. Senza perderci in chiacchiere, andiamo in camerino. E il primo outfit che proviamo è un outfit un po' così, un po' particolare, quasi old money come stile. È un pantalone in lino classico con la pants dal taglio un po' carrot, quindi quei tagli che rimangono più larghi sui fianchi e più stretti sul fondo. È inclusa la cinturina, diversi colori disponibili. Io ho provato la colorazione beige, molto carino, non, diciamo che non valorizzava moltissimo la mia fisicità, però nell'insieme lo trovo un bel pantalone. Ho provato la taglia L ed era un po' larga, il lino poi tende a cedere, quando ci si siede così tende un po' a cedere, forse magari avrei dovuto provare la media. Comunque lo trovo un pantalone interessante che vorrò riprovare appunto in taglia media per vedere la prossima volta che tornerò da Zara, perché è interessante, si può abbinare con camicie, con il denim, con tante cose, con t-shirt, chi più ne ha più ne mette. È un pantalone leggero, quindi anche se lungo possiamo sfruttarlo nella stagione estiva, e sopra ho voluto mettergli questa maglia polo che è completamente abbottonata ed è un cardigan piuttosto bello. Io personalmente non mi piaccio con la manica così lunga, quindi se comprassi questo capo andrei ad accorciare le maniche, perché trovo che, non lo so, non mi donino particolarmente, però il capo in sé è veramente molto elegante, anche bello da mettere con un jeans, e ha appunto questo color panna molto chiaro e questi decori in perline che danno una bellissima luminosità. È un bel capo anche con una bella gonna a ruota sotto, dà un po' quell'aria vintage, dà un'aria sicuramente ricercata e elegante. Mi è piaciuta tantissimo, ripeto, l'unica cosa è che non me la vedevo per quanto riguarda le maniche, ma per tutto il resto super promossa. Se riesco, come sempre, trovate i link giù nell'info box. Il prezzo del pantalone è di 39,95, mentre il prezzo della blusa è di 49,95. Andiamo avanti con un abito. Questa volta anche mia mamma ha comprato un abito, ha provato diversi abiti, questo è l'anno degli abiti midi, molto belli, io adoro quello stile un po' anni 50, correggetemi se sbaglio, comunque quelli stretti in vita. Mia mamma ne ha provati diversi e ne ha preso uno fantasia panna e nero con tutti i bottoncini oro, le sta benissimo e le andava la L, quindi aveva una vestibilità abbondante. Se riesco magari in un prossimo video, perché ho fatto un po' di shopping, vi devo fare appunto un video multi brand con il mio shopping dell'ultimo periodo abbigliamento, come vi dicevo già in un video precedente. Adesso sto portando avanti un po' altre cose, vi farò vedere magari anche quello. Questo invece è un abito in cotone, molto sottile, molto fresco, leopardato. Ragazze, il leopardato impazza veramente quest'anno, comprate durante l'estate un capo leopardato, va tantissimo, dalla ciabattina alla borsa, alla camicia, all'abito, al pantalone, al blazer, qualsiasi cosa abbiate nell'armadio di leopardato sappiate che è di tendenza. Questo è un abito bellissimo, leggerissimo, mi piace tantissimo lo scollo che trovo di un'eleganza pazzesca, sulle maniche sono leggerissimamente a palloncino, si chiude con un nodo, quindi si possono anche un po' regolare. Nel video sto provando la taglia L, ma mi andava benissimo anche la taglia media perché le ho provate entrambe e lo trovo, non lo so, bellissimo, abbinato anche, per sdrammatizzare un po', una ciabattina bassa e una shopper magari nere, color cuoio, in paglia. Diciamo che possiamo andare a personalizzarlo, ma anche spezzarlo con dei colori pastello per quanto riguarda ciabattina e borsa, magari in un colore pastello che fa contrasto. Veramente bellissimo, il prezzo, se non erro, è di 59,95. Adesso veramente questo completo mi si è stretto il cuore, perché il pantaloncino è davvero troppo corto. Non mi sento a mio agio in nessun modo, ma amavo follemente questo completo. Se solo il pantaloncino fosse stato un po' più lungo o un capri,
Mamma mia, che spettacolo! È questo completo tipo pizzo San Gallo bianco e nero, ma è stupendo. Cioè, se siete a vostro agio con questo pantaloncino, voi dovete provarlo. Ho provato la taglia L del pantaloncino che veste un po' piccola, ma in negozio non c'era la XL per vedere se fosse magari qualche centimetro in più. Questo pantaloncino l'avrei abbinato a un milione di capi bianchi e neri, bluse, camicie, canotte, top, di tutto e di più. Sopra, volendo, c'era la sua camicia uguale, identica, abbinata, che si può portare leggermente dentro o tenendola fuori, appunto, sul fondo hanno questo decoro bellissimo, lo trovo così veramente stupendo, è al 100% il mio genere. Purtroppo non mi sentivo a mio agio col pantaloncino che era troppo corto, specialmente nel lato posteriore, ma ve lo consiglio, se andate da Zara magari provatelo perché ha un bel potenziale. Ce n'era anche un set simile, stessa lunghezza, ma tutto sul color panna, qua un po' più pizzoso. Questo è un po' più un pizzo di cotone, quello era proprio più pizzoso. Erano praticamente uguali, ma diversi nella... uguali nel taglio ma diversi poi nella struttura e nel materiale. Andiamo avanti e ho provato il classico pantaloncino di Zara che l'anno scorso ho acquistato in nero. Quest'anno ho notato una cosa, sto provando la taglia L e in beige, volevo prenderlo in beige soltanto che ho notato che la vita l'hanno abbassata un po' rispetto al modello dell'anno scorso che era vita molto alta. Anche loro hanno la cintura inclusa, il prezzo mi pare sia intorno alle 25,95, quindi è un ottimo prezzo. Io al mare mi piace utilizzarli anche perché sono un po' elegantini nonostante siano pantaloncini corti, hanno la loro piega, hanno questo tessuto tipo rasatiello di cotone, sono presenti in beige, in bianco, in nero, in blu scuro e forse in verde militare, non ricordo, ma li desideravo proprio beige quest'anno, quindi ho voluto provarli. Ma non sono del tutto convinta, si apre un po' la pants, la XL non era presente in negozio, quindi non ho potuto provarla, vedrò se ordinarli online e magari provare la taglia in più, anche se vi dirò che comunque cedono, perché ho la L e appena la metto è giusta, dall'anno scorso, poi sedendomi si allarga anche in vita, quindi non lo so. Per il momento è uno stand by. Sopra, molto molto fine, questa canotta in maglia a costine, con tutta la metalleria sullo scollo, quindi abbiamo questa catena che attraversa tutto il décolleté con questo scollo a V che va a valorizzare appunto il seno e questa canotta in maglina che possiamo abbinare al pantalone che abbiamo visto in precedenza, quello in lino beige. Possiamo abbinarla, essendo un colore neutro, a qualsiasi colore, magari andando ad abbinare o una cintura con una piccola fibbiettina oro o magari un particolare oro o degli orecchini molto piccoli, senza andare a esagerare perché comunque già la canotta è gioiello, però è un gioiello molto fine, molto che non passa mai di moda. Secondo me questo capo è un capo che vi porterete dietro per diversi anni perché comunque è veramente fine, semplice, però allo stesso tempo ha quella caratteristica della catena che va a impreziosirla un po'. Ideale secondo me come capo sia di giorno che di sera, magari abbinato a una gonna in satin color panna e un tacco chiaro oppure oro, e mentre di giorno appunto col pantaloncino, con un pantalone in lino, si può portare tranquillamente. Andiamo avanti con un pantalone fantasia, è un pantalone in similino con la culisse in color panna che ha questi decori neri. L'ho provato con una maglietta basic che vorrei acquistare sia in bianco che in nero, che costa intorno alle 12 euro. Bellissimo il pantalone, però c'era qualcosa che non lo so, su di me non lo vedevo, forse perché un po' di pancetta e mi vedevo quasi che mi facesse un difetto, non lo so, non mi sentivo valorizzata da quel pantalone, però veramente è molto molto bello. Questo è un completo adatto a tutti i giorni, con un bel sandaletto nero, una borsettina nera magari e paglia e raffia, un cappello, insomma è bello, pratico anche per andare a fare la spesa, però il pantalone ha quel quid in più appunto dato da queste decorazioni che si riportano anche sul fondo. Se non erro dovrebbe avere anche un pezzo superiore in abbinata, magari sul sito di Zara lo troverete. È molto confortevole addosso, questo assolutamente sì. Il pantalone viene 39,95 e la maglia, se non erro, intorno alle 12,95. Sono maglie basic,
Quest'anno Zara l'ha fatta anche in rosa, molto carina, c'era nera, bianca e rosa e non ricordo se in altri colori. Andiamo avanti e qui ho provato questo pantalone che cade a piombo, come dico io, quindi abbastanza pesante. Ho provato una XL leggermente largo in vita, molto bello, leggerissimamente trasparente. È un pantalone che ha delle impunture, quindi delle decorazioni in tono su tono. Non so se si riesce a percepire dalla clip, è molto bello. Diciamo che non è proprio l'abbinamento che farei questo, però volevo farvi vedere entrambi i capi. E ci sto pensando al di sopra. Sopra c'è questo maglioncino che viene leggermente a trapezio, quindi non segna, che ha il collo gioiello, è di un punto di giallo meraviglioso che con l'abbronzatura proprio spacca. Bello il pantalone anche per andare in ufficio con un bel paio di tacchi, una cintura color cuoio, una camicia bianca classica in cotone, anche un po' over magari inserita solo davanti all'interno, lasciata fuori all'esterno. Il pantalone, se magari non mettiamo il tacco, tende un po' a tagliare per come è strutturato, ma se siete solite magari portare un tacchetto oppure avete una fisicità piuttosto slanciata, è veramente bellissimo. La blusa è in wishlist, adesso vediamo, perché ho un po' paura, non la sentivo diciamo pesante, ma ho paura che quando arrivi il caldone la maglia mi tenga troppo caldo, però quando l'ho indossata non era aderente al corpo, quindi rimane anche un po' ariosa sotto, essendo questo taglio un po' a trapezio. Ci penso, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Qui una breve clip di un body Animalier che era presente da Zara, visto che l'Animalier va molto, ho detto lo provo al volo in camerino, ve lo faccio vedere. Sto indossando una taglia M, la L non era presente in negozio, molto elasticizzato, un body tipo in licra, appunto da inserire all'interno del pantalone. Animalier per le più panterone, ecco un'idea. Ecco, vado a concludere con un altro abito che ha un colore spettacolare, un color ciclamino, un viola ciclamino intenso, meraviglioso. È un abito che valorizza e svalorizza, nel senso che secondo me potrei farlo funzionare sulla mia fisicità mettendo o una guainetta o una sottoveste, perché è un abito che non è foderato. Ho indossato una taglia L, è morbido, è un abito morbido, segna leggermente il fianco dove si ferma un attimo e poi scende leggermente svasato, è molto elegante. Quest'abito veramente, secondo me, con i giusti accorgimenti si può prestare benissimo anche a una cerimonia, magari con degli accessori tutti oro o tutti argento, va tranquillamente bene per una cerimonia ed è un abito che poi vi ritroverete a sfruttare nel tempo. Appunto non è foderato, quindi andrei a mettere una sottogonna per evitare appunto che segni maggiormente la figura. Ha un bello scollo a V, questa manica un po' over, lasciata così appena accennata, e sui lati ha delle arricciature che appunto danno questo particolare al vestito. Scende svasato, molto bello, e personalmente mi ha colpita. Adesso vedremo. Vi spoilerò che un capo di questi che abbiamo visto io l'ho comprato, ma non escludo di comprarne altri. Comunque, io spero che questo video vi abbia fatto compagnia. Mi raccomando, ricordate di lasciare un like e vi aspetto con un commentino. Io vi ringrazio tantissimo per essere state in mia compagnia. Come sempre vi mando un bacio gigante, noi ci vediamo al prossimo video. Da Federica, la donna qualunque.